diventata quasi un'abitudine. La statua di Indro Montanelli ai giardini di Via Palestro a Milano viene ripetutamente vandalizzata, imbrattata, sempre di colori diversi. Una volta un colore viola, una volta il colore rosa, una volta il colore rosso, ma l'obiettivo è sempre lo stesso, quella statua, peraltro non bellissima, in cui Montanelli viene ritratto con la sua storica lettera 22, la sua macchina da scrivere, ed esattamente nello stesso punto dove negli anni 70 il Montanelli venne gambizzato. Per le persone più giovani questa espressione gambizzato magari non dice niente, invece voleva dire a quei tempi che l'attività terroristica in quel caso non voleva uccidere il bersaglio, ma lo voleva intimidire colpendolo alle gambe. Oggi invece si vuole colpire la statua, questo simbolo negativo ripetutamente colpita, come se Indro Montanelli dovesse essere cancellato persino dalla nostra memoria. Sono Pierluigi Battista e questo è Winston, la battaglia delle idee. Indro Montanelli è stato indubbiamente uno dei più grandi giornalisti italiani. Probabilmente nel dopoguerra è stato uno dei due più grandi giornalisti italiani, fondatori di due giornali, che sono Montanelli ed Eugenio Scalfari. I loro giornali quotidiani nacquero per l'appunto attorno alla metà degli anni 70, uno con La Repubblica, un altro con Il Giornale Nuovo. Il Giornale Nuovo che per esempio aveva sin dall'inizio una meravigliosa pagina culturale che era stata all'inizio concepita, ideata e organizzata da Guido Piovene, ma poi ci fu la figura di Enzo Betti, zeppa i collaboratori eccellenti come François Feiteau, come Renzo De Felice, come Rosario Romeo. Però c'è una specie di damnatio memoria nei confronti di quel giornale e dell'attività in totale solitudine che spesso Montanelli aveva condotto lungo tutto il dopoguerra. Non veniva perdonata a Montanelli una posizione politicamente di destra moderata, di destra liberale, ma pur sempre di destra, afascista, come si diceva con l'alfa privativo, cioè non fascista ma nemmeno antifascista. Un po' come la stessa accusa che veniva fatta a Leo Longanesi, con cui Montanelli aveva collaborato più volte. Montanelli inoltre era un grande divulgatore, un divulgatore di storia. La sua storia d'Italia, dall'antica Roma, dalla Grecia addirittura, fino ai nostri giorni, insomma fino a quando Montanelli non è morto, è sempre avuto un successo di pubblico assolutamente clamoroso. Ecco, però Montanelli ancora oggi, nonostante siano passati oltre 20 anni dalla sua morte, ancora viene detestato, fortemente odiato per la sua identità politica. E pensare che per un momento fu quasi riabilitato quando arrivò Berlusconi, quando Berlusconi decise di scendere in campo, come si diceva, cioè di cominciare la sua attività politica, e voleva da parte del giornale di Montanelli, di cui era proprietario, voleva un atto di pura subordinazione, ma Montanelli non volle, fondò un suo giornale che era La Voce, che si riferiva a una vecchissima testata gloriosa, prestigiosa di Giuseppe Prezzolini, e a quel punto lui in qualche modo ridivenne di nuovo un simbolo positivo, perché comunque si era opposto al grande tycoon, al magnate, all'uomo che voleva far politica e che voleva costringerlo a schierare il suo giornale sulle sue posizioni. Ma poi invece è morto Montanelli, e dopo invece ha continuato questa specie di damnatio memoria, come è stato detto, una forma di ostracismo che non si riesce ancora a concludere. Quella statua che sta lì e che viene ripetutamente imbrattata proprio sta a dimostrare che Milano e l'Italia non riesce proprio a riconciliarsi con la memoria di Indro Montanelli, che è uno dei più grandi giornalisti italiani. Winston di Pierluigi Battista, una produzione One Podcast.